Quindi partiamo già dal presupposto che sono delle difficoltà oggettive di curarsi in una zona come quella del centro storico di Napoli, la sanità in modo particolare. Il Servizio Sanitario Nazionale mira al potenziamento dell'offerta dell'assistenza a livello territoriale con la creazione delle tacche di comunità e dell'ospedale di comunità, così come previste dal PNRR del 2021. La casa di comunità sappiamo è una struttura che dovrebbe essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facilmente riconoscibile e raggiungibile dalla popolazione locale. Potrebbe offrire accoglienza, orientamento dell'assistito e un riferimento continuativo per i pazienti che hanno patologie croniche. All'interno di queste strutture dovrebbero essere presenti equip di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e professionisti della salute. L'ospedale di comunità risulta quindi quella struttura intermedia alla quale spesso si fa riferimento quando invece la gente corre al pronto soccorso perché non sa chi può assistere, tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale. Ha l'obiettivo di evitare ricoveri inappropriati, tutelando maggiormente il paziente. La casa di comunità e l'ospedale di comunità dovrebbero avere una sede all'interno del presidio ospedaliero del San Germano. Da notizie che abbiamo, pare che l'ospedale di comunità, l'apertura di questo ospedale, sia subordinato alla fine dei lavori di restauro di una parte di questo edificio e che questi lavori dovevano partire proprio a novembre, ma non sono ancora iniziati. E oltretutto l'apertura di questo presidio richiede anche la conclusione di un accordo con i medici di base, accordo che non ci sembra sia stato ancora concluso. Quindi chiediamo di sapere quali siano i motivi per cui i lavori non sono ancora partiti nei tempi annunciati, perché non è stato fatto quindi questo accordo con i medici di base e principalmente se una volta fatto l'accordo il personale che verrà impiegato in questi servizi sarà assunto dal settore pubblico o dal settore delle cooperative private, perché la commissione pubblico-privato potrebbe favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica con un evidente nocumento da parte dei pazienti. E innanzitutto si è previsto un cronoprogramma a cui fare riferimento per l'organizzazione dei lavori, le aperture, le attivazioni, in modo che i cittadini possano, nell'attesa che finalmente si compia quest'opera, possano controllare, possano partecipare a dei tavoli di confronto, se ci sono, se c'è l'idea e la possibilità che i tavoli di confronto possano essere fatti anche con i comitati del territorio e i lavoratori della struttura, che sono naturalmente fortemente preoccupati. La ringrazio. Grazie consigliera Mascherano, lascio la parola all'assessore Marchiello, nuovo presidente della Giunta regionale, che è predisposto a intervenire. Grazie Presidente. In merito ai quesiti posti, la Direzione per la tutela della salute ha rappresentato in merito al primo punto dell'interrogazione è stato rappresentato che i lavori per la realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità San Gennaro dei Poveri di Napoli sono stati aggiudicati definitivamente dalla stazione appaltante alla ditta Next BSRL con determina dirigenziale numero 3350 del 27 settembre 2023. Il contratto di appalto dei lavori con la casa di comunità e dell'ospedale di comunità sono stati entrambi stipulati in data 2 ottobre 2023. L'ASL ha dunque proceduto alla consegna dei lavori con apposito verbale del 28 novembre 2023 con l'ultimazione come da proprio programma di progetto per i lavori della casa di comunità entro il 10 luglio 2024 e per i lavori dell'ospedale di comunità entro il 27 marzo 2024. In merito al punto 2 dell'interrogazione è stato comunicato che le ASL stanno procedendo all'approvazione del piano triennale fabbisogno del personale, il PTSC 2022-2024, nel quale viene previsto anche il personale necessario per l'attuazione del DM 77 del 2 aprile 2015, tra cui quello da adibire alle strutture sanitarie in oggetto. Quindi parliamo di dipendenti. L'ASL Napoli Centro, in particolare, sta procedendo all'adozione del provvedimento di approvazione del PTSC 2022-2024, che sarà
processo di valutazione da parte dell'amministrazione regionale. È stato precisato che il personale che sarà destinato alle case di comunità e agli ospedali di comunità sarà in parte già in servizio presso le aziende e in parte proveniente dalle nuove assunzioni. Sul punto 3 della interrogazione, infine, è stato rappresentato che i progetti esecutivi degli interventi in argomento includono tra gli elaborati tecnici e grafici anche il cronoprogramma dei lavori. Per i lavori della casa di comunità vengono previsti complessivamente 225 giorni naturali e consecutivi, che abbiamo dato la data. Per gli ospedali di comunità complessivamente 120 giorni naturali e consecutivi, è stata data la data. È stato inoltre precisato che la redazione dei cronoprogrammi ha tenuto conto, oltre che della tipologia e della consistenza dei lavori, anche dei tempi strettamente necessari per gli spostamenti temporanei delle attività sanitarie e sociosanitarie ivi insistenti in altri ambienti locali del complesso San Gennaro dei Poveri. Per quanto concerne l'attivazione delle predette strutture sanitarie e sociosanitarie, il Programma Nazionale PNRR Misura 6 Salute ha stabilito quale target il termine ultimo del 31 marzo 2026. Grazie, Assessore Macchiello. La consigliera non sarà in grado di verificare, prego consigliera. Allora, grazie della risposta che fa ben sperare. Io non so se questi lavori poi, al di là del fatto che siano stati attribuiti a una ditta che ha vinto la FAS, o se sono iniziati o meno, cioè dal punto di vista proprio materiale. I lavori sono iniziati all'interno della struttura, sì, e allora questa ci fa ben sperare, quindi pensiamo che la data del 10 luglio. Le date siano delle date che possano essere rispettate. L'unica cosa che non ho compreso è il personale che verrà assunto dal settore pubblico, non pubblico, quindi saranno tutti. Allora, siccome c'è molta attenzione sul territorio, io faccio proprio una richiesta adesso. Se c'è la possibilità di avere con una struttura dell'ospedale, con un riferimento regionale, un contatto anche da parte dei comitati che sul territorio stanno lottando perché questo presidio funzioni e funzioni bene, perché le informazioni altrimenti veicolate soltanto attraverso notizie di giornale oppure attraverso un altro che fa un'interrogazione, che quindi si aspettano altri tempi, prendono poi a volte una piega che non corrisponde. Visto che dalle risposte che lei mi ha dato siamo più che a cavallo, sarebbe opportuno avere questo contatto con il territorio. Io non so se nell'ospedale stesso c'è qualche dirigente che possa occuparsi di questa cosa, altrimenti sarà costretta io passo passo a fare interrogazioni per chiedere lo stato dell'arte. La ringrazio. Passiamo di. Posso fare una precisazione? Sì. Allora, il piano viene approvato dalla direzione. Sì. E in quel momento sapevo il numero e viene sottoposto alla regione che come dite la sua prova, sempre le volte. Quindi in quel momento io potrò essere. Va benissimo, grazie. Grazie.